Buongiorno, la Venezia Monte Carlo è l'evento di motonautica di eccellenza, famosa in tutto il mondo per il fascino della riscoperta di questa bellissima Italia. È nata nel 90, si ripropone quest'anno nel 25esimo dalla prima edizione e oggi siamo qui a Salerno perché Salerno è la sede del comitato interistituzionale, comitato del quale fanno parte diverse autorità, membri di governo, tutti i vertici dello sport, da Giovanni Malagò al presidente della Federazione Italiana Motonautica, a Chiulli, presidente della Unione Internazionale Motonautica, nonché dei rappresentanti di paesi che vedono la motonautica presente. In questo caso l'ambasciatore al Raisi degli Emirati Arabi, così come l'ambasciatore Fillon del Principato di Monaco, mentre abbiamo anche l'ambasciatore Riccardo Sessa, nostro responsabile per i rapporti internazionali. Con la Venezia Monte Carlo vogliamo riportare in luce tutte quelle che sono le eccellenze del paese Italia, a partire dalla nautica, a riscoprire i porti, a riscoprire i marina e quest'anno, essendo collegati con Expo 2015, tutte le eccellenze del settore enogastronomico di questa Italia, Italia unica nel mondo. Un'ulteriore occasione per una Salerno turistica e sportiva è questa della tappa di offshore. Venezia Monte Carlo, passeranno per Salerno questi scafi velocissimi che come ogni anno, infatti è la sesta tappa, partendo da Venezia arriveranno fino a Monte Carlo. Queste sono occasioni anche per portare turisti, diciamo, a Salerno per far conoscere la città e far apprezzare ai motonauti le bellezze della costa cilentana, amalfitana e della città di Salerno. Si fermeranno un giorno a Salerno con tutti i loro gruppi, attrezzature, meccanici, parenti, amici, sportivi. E quindi sarà un'ulteriore, diciamo, occasione per una vetrina in cui Salerno certamente farà bella figura come sempre e sarà all'avanguardia anche nella motonautica e del mare che abbraccia il Golfo di Salerno. Che la Venezia Monte Carlo sia un evento, abbiamo un rappresentante di Marina, noi eccellenza d'Italia vuol dire attualità, noi su Salerno abbiamo avuto incrementato il turismo crocieristico, è meglio per dire che Monte Carlo è festa. Cosa dirvi di più? Noi abbiamo avuto, siamo collegati, siamo sotto patrocinio e quindi portiamo anche quelle che sono le eccellenze enogastronomiche. Noi abbiamo la nostra carovana, come ha detto Gianfranco, da Vittorio, con le eccellenze che vengono da tutti. Poi qui su Salerno ci saranno, ci sono state organizzate eccellenze delle amministrazioni. La Venezia Monte Carlo è arte. Noi da quest'anno abbiamo anche bandito un concorso successivamente esposte a Venezia in biennale, in tardo autunno, e quindi battute all'asta. Il ricavato di quest'asta sarà devoluto interamente a Teleton, col quale noi abbiamo chiuso il concorso. L'autorità portuale, non solo a Salerno, ma in particolare qui. L'autorità portuale in tutto quanto riguarda il nostro intervento, faremo la nostra parte. È un fatto per noi importantissimo, come diceva la dottoressa De Serpis, nel momento in cui si fa tappa a Salerno un evento di prestigio come quello che stiamo facendo. Sarà un momento importantissimo per gli incontri, i dibattiti che ci inseriamo. Questo evento parlerà sicuramente il sindaco poi della stazione di Zadi rispetto a tutto il settore commerciale e quindi possibilistico e dove si inserisce alla protezione un momento come la tappa di Salerno, il titolo con la Marina Militare. Immagino come sarà il prossimo futuro, visto che per i prossimi
per 3 anni si farà tappa a Salerno. E sarà importantissimo perché io già prefiguro un impegno a Miami dove porteremo anche questa possibilità, cioè offriremo anche questo momento agli armatori di tutto il mondo. Come sapete, questa è una terra che ci manca. Io la ringraziamo per questo aiuto con il massimo impegno, per cui sì, esatto, quindi l'anno lettura tra 2 anni parteciperemo ancora con maggiore impegno. Un saluto e vi ringrazio. Carovana davanti al suo momento del percorso. Adesso, prima dell'intervento del presidente del Collo locale, Davide Di Stefano, vediamo un attimo in breve.